Il futuro dei giovani a Civitavecchia nel comprensorio, questo è il tema dell'assemblea pubblica che si svolgerà presso il Salone dell'Autorità Portuale a partire dalle 15:30-16. Concluderà i lavori l'ex segretario della CGIL Guglielmo Epifani, ora alla guida del centro studi dedicato a Bruno Trentin. Un incarico estremamente importante che certamente la vede ancora una volta impegnata nelle attività della CGIL, un incarico diverso che lei ha lasciato per conclusione del suo mandato a Susanna Camusso, oltre ai 150 anni dalla fondazione della CGIL, per la prima volta un incarico affidato a una donna, e questo è molto importante e significativo anche perché dall'altra parte a rappresentare la Confindustria c'è ancora una volta una donna. Bene, passiamo invece al suo impegno. Oggi in una situazione di gravi crisi, di lacerazioni profonde nel tessuto sociale, nella politica, quali a suo avviso le cose più importanti che dovrà affrontare il sindacato e anche la stessa Susanna Camusso a partire dal primo impegno che la vede protagonista nella manifestazione di sabato prossimo? Sì, sabato avevamo deciso una grande manifestazione nazionale dedicata al superamento della crisi e a dare al Paese un progetto che pensi soprattutto al futuro e al lavoro dei giovani. Sarà la prima occasione in cui la nuova segretaria generale parlerà a una piazza che si annuncia davvero molto molto grande, ma soprattutto secondo me sarà anche un segno per il Paese, perché io credo che il Paese non ne possa più di una politica che giorno dopo giorno ormai da mesi si sta dimostrando non all'altezza della condizione, dei drammi che la vita del Paese propone tutti i giorni. Siamo ormai un Paese senza bussola, senza progetto, si affronta la crisi senza avere un'idea di cosa rilanciare, di cosa sostenere, e la crisi la pagano naturalmente i più deboli, i più esposti, le famiglie, soprattutto quelle dei pensionati, i giovani, i precari, chi vive del proprio lavoro e non ce la fa ad arrivare alla fine del mese. Quindi l'iniziativa oggi di Civitavecchia, per un'area che è un'area importante della regione del Lazio, che ha tanti problemi, tanto bisogno di avere certezze per le prospettive, ci serve a preparare questa grande iniziativa di sabato mattina. Bene, lei conosce la realtà di Civitavecchia a cui faceva riferimento, una situazione certamente particolarmente delicata, c'è la presenza della centrale di Torre Valdaliga a nord e anche quella di Tirreno Power, un porto molto importante per i traffici a livello del Mediterraneo, uno dei più significativi, ma comunque che incontra una situazione molto preoccupante sotto il profilo dell'occupazione, anche a fronte della Tirrenia e di tanti altri problemi connessi. A suo avviso lei oggi, per testimoniare la sua vicinanza al fianco della rappresentanza sindacale che parte da Claudio De Berardino per la segreteria di Roma e del Lazio, di Cesare Cagliazza, segretario della Camera Territoriale di Civitavecchia, e abbiamo anche chi introdurrà i lavori, Claudia Martinescu, per i servizi per a favore degli immigrati. Ecco, una sua visione su quella che è anche il rapporto con questa città. Sì, diciamo che Civitavecchia è un polo importante dell'economia laziale, direi dell'economia nazionale, e anche un po' metafora delle cose che non vanno come dovrebbero andare. Prendiamo il porto, è stato fatto un lavoro importante di rinnovamento, di estensione, diventa uno dei grandi porti del Mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda le crociere. Ormai chi arriva per crociera a Roma sbarca qui a Civitavecchia, e però Civitavecchia corre il rischio di essere isolata. Si parla dell'aeroporto qui vicino a Viterbo, non c'è una vera interconnessione con i grandi assi viari, quindi una potenzialità che si perde. Ci sono mesi dell'anno in cui non si riesce a svolgere la propria attività, altri mesi dell'anno in cui è tutto fermo. Quindi è un po' la prova di come, se non si fa politica di sistema, anche un porto che può avere ancora margini importanti di crescita poi può non sfruttarli tutti. Abbiamo un problema dell'occupazione, la fine della costruzione della centrale ha mandato via oltre 3.000 lavoratori edili, lavoro in edilizia tradizionalmente nel Lazio ma anche a Civitavecchia
una valvola importante. Anche metalmeccanici. Per trovare occupazione, sì, perché poi c'è una ricaduta, è un indotto che riguarda metalmeccanici e altre categorie e sono posti di lavoro che si sono persi e non si sa come riprendere. Abbiamo i problemi del precariato che riguardano i pezzi pubblici, in modo particolare scuola, formazione, ricerca, e riguardano anche questo territorio. Ci sarebbe da fare un pensiero strategico per quanto riguarda la collocazione energetica di questa area. Ci sono degli insediamenti, tra cui anche alcuni molto nuovi. Diciamo intanto che non vogliamo il nucleare alle porte di Civitavecchia, questo lo diciamo con grande chiarezza, e se si dice no al nucleare però bisogna dire sì ad altre cose, perché sennò il paese non ce la fa andare avanti. Bisogna dire sì a un piano di risparmio energetico e riconversione energetica, penso alla bioedilizia, e bisogna dire sì a trovare quelle fonti alternative che possono mettere questa regione, questo territorio e tutto il paese in condizione da non dipendere né dai gas russi, né dai gas libici, né dai signori del petrolio, né dai signori dell'atomo. Bene, l'abbiamo vista adesso un'ultima battuta in una versione un po' inconsueta nel salotto della Dandini, un po' è stato stimolato da Vergassola, ma lei ha schivato abilmente le sue battute. E senta, per quello che riguarda invece il suo impegno nel centro studi, lei ha detto che era una sua aspirazione in questa fase, almeno prima di vedere se ci sarà qualche futuro in politica, di dedicarsi agli studi, praticamente mettendosi un po' in un'attività un po' di relax. Ma no, guardi, non è relax, perché studiare poi è difficile e impegnativo, lo era già a 20 anni, figurarsi a 60, però avverto un bisogno, ora al di là della mia persona, avverto il bisogno che se non si ritorna a studiare con serietà, ad affrontare i problemi, i dossier, le questioni, con molto rigore, non se ne esce. Questa non è una condizione in cui si può, come purtroppo tante facce della politica o del governo oggi ci propongono, provare a uscire dalla crisi in cui siamo. Cioè, le cose si sanno e si conoscono, non si può improvvisare. Le persone ti chiedono serietà e la serietà implica studio, ricerca, fatica, e credo che sia un compito in cui ognuno deve dare la sua parte.